Facebook. Buonasera Federica, buonasera Marilu. Buonasera, buonasera. Aspetta che ho questo. Ok. Ciao a tutte e ciao a tutti. Un attimo che pulisco la videocamera, perfetto. Allora, questa sera siamo qui per approfittarne. Volevo intanto farvi a tutte quante gli auguri, scambiarci gli auguri. Ciao Sabri, ciao Franziska, ciao Valeria. E volevo appunto farvi gli auguri di buone feste. Spero che abbiate passato un Natale in famiglia come l'ho passato io. Bello, che vi siate divertite, che vi siete rilassate, perché io, non so voi, durante le vacanze di Natale rallento i ritmi da morire. Infatti stamattina sono stata in ufficio e non prendevo più il via, non so per quale motivo. Quindi, insomma, le feste di Natale sono sempre la famiglia per me, no? Penso anche per voi. E quindi volevo augurarvi buone feste, ormai buon anno perché ci siamo. E poi volevo darvi la mia live, ovviamente del giovedì, come ormai appuntamento fisso per noi. Un attimo che ho un po' il riflesso della luce che dà fastidio, mi sposto un pochino così, vediamo se... Ok. Instagram si è ribaltato, state tutte bene, come si dice, no? Quando si cade il telefono si chiede se state tutte bene lì dentro. Ok, quindi dicevo, volevo vedervi nel senso virtuale per farvi gli auguri. E per augurarvi un anno bellissimo, strepitoso. E poi volevo lasciare questa live libera a voi senza un argomento specifico, ma così giocare sulle domande che se ne avete da farmi, sono a disposizione per rispondervi. Allora, intanto saluto Titti, ciao, la Sabri l'ho già salutata, Federica, Cristiano, Carmen, Antonella, Giada, anche a te auguri Giada. Elisa, Alessia, Carmen, Giada mi dice sei sempre il top, complimenti, grazie mille per tutto, grazie a voi. Alessia su Instagram, saluto BioAge, Elvis, Mash, Maya, Sandro, Lupi Alessia, Maya Mainardi, Katia, Ombretta, Alessia, Elena Montresor, Sandra, ciao tutte. Bene, allora iniziamo col ringraziarvi ufficialmente per il successo del mio manuale, perché ha avuto un successo strepitoso, io non mi aspettavo davvero, ma neanche tutta la welting, anche se ci speravo tanto, perché quando tu fai una cosa da tanti anni ti viene riconosciuta pubblicamente, nel senso che quel tipo di strumento lì, scusate ragazzi di Instagram, quel tipo di strumento lì, cioè il mio manuale. Ciao Livia, piacere di averti qua in live stasera. Grazie per il lavoro che stai facendo, Livia. Quel tipo di manuale lì, dicevo ragazze, è proprio frutto di quello che ho sempre fatto da, insomma, si può dire 20 anni, da 20 anni a questa parte, cioè facciamo da 15, perché poi, perché in realtà è da 15 anni che io faccio consulenze. Quindi un pochino dovevo immaginarmelo che quando io, che decidere di mettere, ciao Olivia, di mettere all'interno di un manuale tutto quello che ho imparato nelle consulenze, poi venisse apprezzato in questo modo. Però non mi aspettavo di vendere tutte quelle copie che l'aveste comprate, che tutte le persone, in particolare le quali io tengo, l'abbiano acquistato non solo prima di Natale, Quindi è andato benissimo. Quando vi arriverà a chi l'ha ordinato, vi chiedo di farvi la foto, pubblicarla sui social, su Instagram con l'hashtag il mio manuale. Io vi ripubblicherò sulla mia pagina, sul mio Instagram. Mi aiuterete per la nuova ristampa che faremo e quindi ve ne sono grata se mi aiutate a pubblicizzarlo ancora di più in modo che possiamo aiutare ancora più estetiste che hanno difficoltà nella consulenza.
Sto quasi pensando di fare una sorta di gruppo per le persone che l'hanno acquistato di video, adesso vediamo quale dei due, perché magari avrete delle domande quando vi arriverà, alcune cose magari vorrete che vi vengano spiegate, io voglio assolutamente essere disponibile in questo, quindi ci sono i consensi informati che vanno con i sistemi di pagamento che utilizzo io. E che ho messo ovviamente perché io vi ho detto la verità, cioè vi ho detto che questo kit io l'ho fatto per il centro pilota che stiamo aprendo, per cui era veramente un'idea nata quasi solo ed esclusivamente per il centro pilota. Poi ho detto perché non divulgarlo, perché non condividerlo con le estetiste che mi seguono, anche perché se la mia pagina è frutto di condivisione da 2 anni e mezzo, quasi 3, non vedo perché quando faccio una cosa bella non debba poi metterla a disposizione di tutte, per cui vedrete proprio nei sistemi di pagamento, vedrete nella specificità delle domande, delle consulenze, delle particolarità che magari non sono vostre, ma che sono mie. Quindi, se avete bisogno di chiarimenti, sappiate che assolutamente deciderò magari di fare un video dove spiego come alcune cose che possono essere interpretate. Ciao Gè, eccola! Che possono essere interpretate in più modi, io cercherò ovviamente di spiegarvele. Allora, ciao Daniela, Lassimo, ciao, auguri anche a te, auguri a tutte, auguri, 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 auguri a tutte. Valentina Borne, Agnieszka, ciao Agnieszka, Simona, Susanna, Antonia, Daniela. E poi Maya su Instagram mi scrive: Ciao Isa, auguri. Volevo chiederti se puoi darci qualche consiglio sulla pulizia del viso e se c'è qualche alternativa al vaporizzatore classico per la rimozione dei comedoni. Sì, c'è, Maya. E l'alternativa per la rimozione del comedone, se non è insaccato in maniera importante, potrebbe essere il Dermaroller, quindi il rullino con i microaghi a 0,3, quando il punto nero non è fortemente insaccato, riesce già a toglierlo, oppure anche semplicemente gli acidi, cioè fare un acido invece che un trattamento, fare invece che la pulizia, la strizzatura, magari se abbiamo una pelle che può sostenere un acido o un mandelico, un salicilico, un azelaico, un glicolico, è un'ottima soluzione per andare a togliere il comedone superficiale. Per invece il comedone profondo è sempre utile, utilissimo il vaporizzatore. Con l'ozono io preferisco, consiglio mio, io lo utilizzo solo con l'ozono il vaporizzatore perché ha anche un effetto antibatterico importante. Poi dentro si mettono, no, le essenze per profumare un po' il limone, il tè, a seconda di quello che preferisce la cliente. Ok, quindi ringraziamenti per il kit e per il manuale, li ho fatti. Arriverà, ragazze, verso fine gennaio nelle vostre case, nei vostri istituti dove ci avete dato l'indirizzo e quando vi arriva vi fate una bella foto e la postate con su Isin Confidenza con hashtag il mio manuale. Detto ciò, prima di parlare, di aspettare finché aspetto le vostre domande, vi dico che abbiamo diciamo lancio, promozione, non so come chiamarla, in maniera specifica. Comunque abbiamo un prezzo vantaggioso per il prossimo master. Siamo in promozione lancio, non ancora per molto. Per il prossimo master, training 1, training 2, training 3, che si terrà a marzo, aprile, maggio a Milano per chi verrà in aula e la promozione è valida solo per il corso in aula, non per il videocorso. Quindi, se qualcuno di voi non ha mai fatto i miei master, il mio master, i nostri training di welting, sappiate che prenotandolo in questi giorni e per tutto il mese di gennaio avrete l'opportunità di pagarlo meno. Ok? Questo è importante perché noi personalmente, senza il master, non prendiamo neanche in considerazione la collaborazione con un centro perché di base serve la formazione, bisogna parlare la stessa lingua, non è una questione di essere selettivi. È che se è in prevendita, dice Cristiano, se io devo far andare bene un centro estetico, ma siamo alle basi dove non ci sono ancora risultati, per esempio, è meglio fare il training 1 ed obbligo. Se invece parliamo di un problema di comunicazione,
di un problema legato alla fase consulenziale, è meglio fare il training 2 e il training 3, che è quello più importante secondo me, che conclude e parla della vendita, è meglio farlo collegato almeno al 2, perché voi non avete l'obbligo di farli tutti e tre, vi ricordo, però non ha senso venire solo al 3 per quanto mi riguarda, per quel che è il nostro master, perché è collegato, sono collegati all'1 e al 2. Cosa ne pensi dell'alta frequenza come ossigenazione dopo una spremitura? Si usava tempo fa, Giada. È un antibatterico, non ha grandi particolarità, va bene come cicatrizzante. Insomma, sì, se ce l'hai, usala per carità, assolutamente. Solo in quel contesto lì, però, te la consiglio. Ciao Isa, da quanto tempo sei nel settore dell'estetica? Esattamente da 20 anni, Daniela. Quest'anno è 20 anni, io ne ho 37 di anni e quindi ho iniziato subito dopo le scuole medie e il primo anno di in quell'estate avevo già iniziato a lavorare in un centro estetico. Prima di iniziare a fare la scuola, perché volevo vedere se era un lavoro che mi piaceva e poi quel centro estetico mi ha tenuta per tutto lo stage e per i sabati pomeriggio, che ai tempi non si andava a scuola, il sabato pomeriggio, quindi andavo, ho iniziato da subito, insomma. Angela, Antonella, Daniela, per avere informazioni sul master ti scrivo in privato? Sì, Daniela, scrivi in privato, in direct su Instagram o qua su Facebook. Clicchi la parte dove c'è messaggio in privato, lasci il tuo numero di telefono e chiedi info master, verrai richiamata da Mary che ti darà tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ciao Amy, Francesca, Daniela Lacconi, ciao Dani, ciao Isa, spero che hai passato delle feste serene. Sì, le ho passate serene. Le ho passate con mio nonno che suonava la fisarmonica, ballando con mia nonna, che purtroppo non sta molto bene perché è affetta da Alzheimer e però fa una tenerezza incredibile. Non so se qualcuno di voi ha qualche persona che ha questo tipo di malattia. Io rimango molto impressionata, mia madre lo sa, e faccio una fatica tremenda a vedere mia nonna così come a volte una bambina. Perché sono cose che non ho molto coraggio, io vi sembro tanto forte, ma in realtà davanti a quelle cose lì sono, mi impressiono, cioè. E quindi è meglio vederseli, goderseli finché ci sono, e quindi ho passato questo Natale qua in famiglia. Scusate un attimo, ragazze. Scusatemi, sapete che io ho due esserini che ogni tanto, prima che mi rovinino la casa, devo intervenire un attimo. Allora, c'è anche la Barbara Valtellina collegata. Ciao Barbara, quanto tempo? Mi fa piacere che ti sei collegata, spero tu stia bene. Hai il grembiule rosso che hai appena lavato i piatti, Isotta, ma senti questo qua. Ho una maglia con un cuore grande così, Emiliano, capito? Non è nessuno, anche perché non mi vedrai mai con un grembiule addosso, quindi figurati. Anzi, ne ho uno con scritto Isa che me l'ha regalato ironicamente, perché cioè, io non è che sono molto una cuoca. Quindi, insomma, sono stata con i miei nonni, con la mia famiglia e siamo stati proprio bene. E abbiamo passato un bel Natale. Quindi, luce blu, Federica De Notti. Sì, è una luce blu, sì, che c'è nell'alta frequenza. Cosa ne pensi del laser per la depilazione? Allora, il laser per la depilazione penso che sia una cosa che al giorno d'oggi non si possa non avere, che funzioni molto bene, che in America vi dico che non esiste più la ceretta, cioè se voi andate in qualsiasi. Adesso in America non ci sono i centri estetici, esistono i parrucchieri che fanno anche il manicure, oppure esistono direttamente le cliniche mediche che hanno le apparecchiature estetiche, però se voi andate per chiedere una depilazione vi fanno direttamente il laser a diodo. Cioè, questo per farvi capire che quanto sono avanti, no? Che scemo. Ok.
E sì, ho proprio un cuore grande, c'è anche la Tiziana, cuore grande inteso nella maglia, ce l'ho anche nella realtà, attenzione. Mio padre, eccoci qua, ciao papà, mi è arrivato. Hai ancora i nonni? Che bello, io non li ho più da tanti anni purtroppo, penso siano delle malattie più brutte, perdono una parte della propria vita. Eh sì, speriamo che però succeda più in là possibile. Allora, a marzo ci sarà il training 1. In realtà, chiedo scusa, l'ultima volta. Ok, basta, non mi alzo più. Allora, il training 1 sarà marzo, aprile, marzo, esattamente marzo, i fini di marzo, gli ultimi giorni di marzo, l'ultimo se fine settimana di marzo, esattamente. Noi li facciamo sempre di domenica e di lunedì a Milano, abbiamo scelto un hotel vicinissimo, comodo, alla metropolitana, alla stazione, quindi se hai bisogno di informazioni, lascia il tuo numero in posta privata che Mary ti richiamerà. Ecco, Cristiano ha messo per Daniela il link per diciamo accedere al modulo per venire contattata da Mary. Ciao a tutti belli, la Marina. Quando organizzerete l'incontro live con noi tutte? Ah, la Livia, Cristiano mi chiede quando organizziamo l'incontro live. Allora, io sarei qua anche se volete, lo organizziamo stasera, io non ho problema. La maggior parte mi sembra che Cristiano avesse fatto un sondaggio e che avessero votato tutte per Milano, cioè abbiamo dovuto scegliere un compromesso e mi sembrava che a ricevere più punteggio fosse stata la città di Milano. Io non vedo l'ora, anche perché si pensava di fare un pomeriggio e si pensava di fare una cosa molto easy, cioè non troppo tecnica. Dove veramente passavamo, grazie Livia di questa cosa, di questo spunto che mi hai dato, che altrimenti non abbiamo mai il modo di organizzare. Volevamo fare una cosa un po' cioè divertente, nel senso rilassante, ecco, per passare del tempo insieme senza chiamarlo corso, ma veramente condividere delle idee tutte insieme. Quindi io sono pronta, quando volete, ditemi perché la organizziamo, insomma, assolutamente. Sono d'accordo, non vedo l'ora di conoscervi tutte, anche perché tante di voi non le ho mai viste di persona, non sono mai venuto ai corsi. Ciao Mary, allora ragazze, se non mi fate delle domande, inizio a parlare di qualcosa io, perché in realtà la live di stasera era legata alla vostra libertà di domande su qualsiasi argomento, però se volete inizio magari a parlarvi di qualche argomento. Allora, sto scegliendo i camici, vediamo così, iniziamo un argomento perché sapete che stiamo aprendo il centro pilota e sto scegliendo i camici. Scegliere un'azienda di camici non solo belli ma di qualità vera non è così facile, sto vedendo. Io era un po' che non entravo in questa dinamica. Però mi sono dovuta, diciamo, accostare a delle aziende che lavorano nel settore dentistico, medico, perché avevano una qualità di tessuto che batteva completamente tutte le altre. E quindi, allora, scusate un attimo. La coach delle unghie mi chiede: ciao Isa, ho visto che qualche giorno fa eri in ufficio con le ragazze di ProNails, tratti anche argomenti sulla ricostruzione unghie. No, allora, quelle ragazze lì che hai visto è Camila, la ragazza, l'onicotecnica che lavorerà con noi nel centro pilota, che mi stava facendo un refill. E ProNails è nostro partner per, diciamo, la parte legata ai prodotti delle unghie, Nails, quindi mani e piedi. Quindi sto cercando i camici, ci sono aziende bellissime che hanno dei camici molto belli d'effetto, ma che non hanno la qualità del tessuto. E quindi vi dirò a breve cosa sceglierò. A me l'estetista vi svelo già che mi piace in bianco, quindi per me l'estetista nella mia mente, ma questo è un mio gusto, io non detto legge a nessuno, io la vedo bianca, perché il bianco è il colore della pulizia, dell'igiene, mi dà proprio l'impressione.
Solo che consiglio a tutte di acquistare quei camici, avete presente qui, perché io sono dell'idea che un camice vada tenuto pulito, ovviamente l'estetista non si possa macchiare. Allora esistono, li ho trovati finalmente, questi camici da mettere sopra di gomma, che io li avevo anni fa, poi non li ho più visti in giro, che servono per quando le estetiste fanno i fanghi. E ovviamente te li metti sopra e non ti sporchi il camice che hai sotto. Altra idea che io ho avuto, che non so se voi la applicate, è quella di avere tre divise differenti. A me piace l'idea di che loro abbiano tre abbigliamenti differenti e quindi una settimana saranno vestite in un modo, la settimana successiva in un altro, la settimana successiva in un altro ancora. Anche come stili un po' diversi, no? E quindi sto adesso, sono in questo mondo qua e quindi sto organizzando le divise. Vi svelo un segreto, che una di queste divise sarà una gonna. Non vi dico altro perché a me piace l'idea della gonna in una di queste divise. Poi le altre saranno ovviamente dei camici molto tecnici, molto resistenti, belli, tessuti belli, lavabilissimi, pratici. Ciao, che promozioni o proposte faresti in questo momento dopo Natale? Allora, in realtà io per lavorare a gennaio consiglio sempre di organizzarsi già a dicembre. Quindi dicembre dovrebbe servire per riempire gennaio nella mia mente. Cioè, io consiglio alle statistiche che lavorano con me di far così. Perché gennaio, quando arriva già tardi, deve essere già un planning pieno. Proprio oggi ho ricevuto delle foto di una ragazza con la quale lavorerò con l'assistenza. Mi mandava le foto del mese di gennaio con 3-4 appuntamenti soltanto al giorno. Ed è un po' rischiosa questa cosa. Quindi il mio consiglio è quello sempre di prevenire situazioni e organizzare a gennaio dei funnel, dei percorsi per cui voi li vendete, li proponete a dicembre, a gennaio e solo per il mese di gennaio e febbraio. Avete già così l'agenda organizzata. Buonasera Isa, se sai se esiste un gel da poter usare anche su unghie infette da micosi. Guarda, non ne sono a conoscenza, no, c'è da dire che non sono un'onicotecnica, per cui anche esistesse, magari non lo so, non lo conosco, però sono un estetista. E da brava estetista ti dico che con le micosi il gel non ci va d'accordo in nessun modo. Quindi non lo so, magari sono stati fatti altri prodotti innovativi, per cui, però a parte l'antimicotico che bisogna mettere sempre, che io consiglio di mettere tutte le volte anche chi non ha le micosi, consiglio di non applicare nessun tipo di gel su un'unghia infetta. Cosa ne pensi di prodotti personalizzati che o hai tanti soldi, Daniela, ma tanti tanti, si parla di 50-100 mila euro, per fare una ricerca, per fare estrazioni di prodotti di un certo livello, per lavorare con i nanoliposomi, le particelle, i neosomi, quindi la nuova tecnologia cosmeceutica e cosmetologica, oppure sia solo una voglia che ci togliamo, ma che in realtà non ci permetterà mai di metterci neanche solamente a fianco di aziende che magari ha 30 anni, che si occupano solo di quello, con un potere economico 100 volte tanto il nostro e quindi la possibilità di fare ricerche, di sviluppo che noi non abbiamo la possibilità di fare. Per cui non è proprio così semplice, non è che tu fai il prodotto, ci metti l'etichetta e la persona lo compra. Il prodotto deve fare la differenza se fai il prodotto col tuo nome. Cioè, almeno io la vedo così, se io dovessi fare un prodotto un giorno, che penso che non farò mai, nel senso non che non farò mai, che lo farò magari, ma non faccio questo di mestiere, ma deve essere, cioè deve fare la differenza su tanti, quindi per cui devo applicarmi tantissimo, devo avere anche un budget importante, perché sono investimenti davvero notevoli, insomma. Quindi io non sono molto d'accordo, ecco. Mariangela Bellini,
Quindi, ciao Isa, non so se è una domanda opportuna, ma di preciso di cosa parla il tuo manuale? Allora, il mio manuale, Mariangela, in realtà è uno strumento di lavoro ed è una sorta di raccoglitore fatto di... nella prima parte ci sono dei consigli su come eseguire una consulenza perfetta. Quindi, scusate, dei consigli su come eseguire una consulenza fatta veramente bene. Quindi noi di Welting abbiamo suddiviso la consulenza in 5 fasi e spieghiamo ognuna di queste fasi all'interno di questo raccoglitore, in modo che nel momento in cui tu fai la consulenza, te lo apri, ce l'hai comodo sotto gli occhi. Poi ci sono dei consigli pratici, sempre all'interno, nella copertina, che potrebbero essere, per esempio, consigli ai quali nessuno pensa. Anche legati a come tu ti devi porre psicologicamente prima di affrontare una consulenza, come deve essere la cabina organizzata, quanto tempo è giusto che tu ti prenda. Ecco, consigli legati a questo tipo. E poi c'è il vero e proprio manuale che prevede 3 block notice all'interno dei quali troverai 3 tipologie di consulenze, quindi di check-up differenti. Una per il viso, una per il corpo e una per l'epilazione permanente. All'interno di questi check-up sono i check-up che faccio io, quindi il mio metodo consulenziale, per cui ci sono circa 25 domande per ogni check-up. L'obiettivo è, alla fine della consulenza, riuscire a capire esattamente chi è davanti e la proposta, attraverso la consulenza che io ho inventato, viene da sé, nel senso che ti darà già il potere di spesa della cliente, ti darà già la tempistica che la cliente ti mette a disposizione e quindi di conseguenza tu potrai andare in proposta in maniera più sicura. Ginger, basta. Sotto ad ogni block notice ce n'è un altro block notice sui consensi informati. Per me il consenso informato non è solo la privacy, ma è tutta una serie di rischi che la cliente ci firma. E quindi legge, quindi si assume la responsabilità che corre se non segue le indicazioni che bisogna seguire. Per esempio, per quel che riguarda l'epilazione permanente, ci sono delle cose da non fare, ce ne sono anche per quel che riguarda i trattamenti viso di un certo tipo, se utilizziamo gli acidi, se utilizziamo i laser, se utilizziamo alcuni tipi di apparecchiature. E poi, legato al consenso informato, c'è tutta la parte del sistema di pagamento che è molto importante in fase di consulenza, perché a volte vedo che non siete organizzate con i sistemi di pagamento, che oppure fate un po' a seconda di quello che vi chiede la cliente. Invece ci devono essere delle regole, secondo me, uguali per tutte. Io ve le ho messe in questo consenso informato. Spero di avertelo spiegato bene. Le votazioni sono state, dice Cristiano, Milano fine febbraio, incontro informale più mini corso. Ok, grazie di avermelo detto solo oggi. Quindi c'è anche un mini corso, credo. Facciamo anche il mini corso. Quindi Milano. Susanna Martelli, trovare camice e biancheria è un incubo, me ne sono accorta. Me ne sono accorta. Domanda imposta da Zirin Ali. Quali sono i prodotti cosmesi che hanno una penetrazione reale nel derma? Sono i gel acquosi, un attimo, sono i gel acquosi oppure i liposolubili come gli oli essenziali e i sieri? La ringrazio moltissimo. Come combattere lo svuotamento della parte labiale del collo dopo un dimagrimento? Allora, gli oli essenziali. Zirin Ali, non so quale dei due sia il nome tuo, arrivano direttamente al sangue, quindi penetrano direttamente. Ok? Per cui sapete che la concentrazione cioè vanno sempre miscelati, non vanno mai utilizzati puri per questo motivo. Mentre invece i prodotti cosmetici che hanno una penetrazione reale nel derma, e che poi nel derma o nello strato più superficiale del derma, perché non è, il derma è fatto a sua volta di strati superficiali, ed è lì che il cosmetico arriva. Se tu mi parli di cosmetico da solo, senza che questo cosmetico sia aiutato da un'onda, da un'apparecchiatura, ti dico che più le particelle si sanno replicare con la cellula, più vanno in penetrazione.
quindi cosmeceutici o nuove formulazioni che replicano la cellula, quindi nosomi, liposomi, particelle molto piccole che abbiano un elevato grado di penetrazione. Bisogna trovare questi tipi di. Bisogna che il cosmetico che tu scegli sia formulato in questo modo. Ok? E per saperlo bisogna sapere che tipo di cosmeceutico è quello che acquisti. Avrei una domanda. La live scorsa dicevi giustamente che nel 2019 è impensabile che un estetista lavori da sola, perché ovviamente ci si trova spesso a doversi allontanare dalla cliente per vari motivi. Secondo te, qual è il momento giusto in cui introdurre una dipendente? Allora, più che dipendente, Daniela, e sicuramente parli di te e io di te ti conosco, io se fossi in te partirei da una stagista, nel senso che basterebbe intanto inserire una ragazza che però ti accompagna anche in cabina, che non faccia solo l'inserviente, quindi aprire la porta e rispondere al telefono, ma che ti sostenga anche in cabina. E dal momento in cui tu lavori in cabina, anche con 4 clienti al giorno, è già momento di inserire una persona, perché questo ti permette di iniziare a dare un servizio più di livello. Non ti assenti quando suona il telefono, non ti assenti quando suona il campanello, riesci a concentrarti su di lei e con lei. Non so se avete visto per caso, ragazze, il vlog che è uscito su Carita sul viaggio che ho fatto a Parigi. Quell'estetista è venuta a prendermi giù dalla scalinata, mi ha accompagnato su e per 2 ore e mezza non mi ha lasciato un secondo, dalla parte dove mi ha fatto l'anamnesi, alla parte dove mi ha fatto il trattamento, alla parte in cui finché avevo la maschera mi massaggiava le mani e le braccia. Lei si è completamente dedicata a me. Questa è la mia idea di estetica. Però Daniela, so che non è semplice, si può partire da poco, quindi da una stagista che però ti tolga l'incombenza almeno di non distrarti dalla cliente, questo sarebbe già tanto. Daniela, ma cosa intendono allora le ditte che ce li propongono, i prodotti personalizzati? Intendono fare business, Daniela, quindi loro magari ti vendono il cosmetico, tu lo compri e loro comunque fanno una vendita. Però tu hai un tipo di resa a livello proprio di risposta sulle clienti che non è come quella di un prodotto che è stato studiato, che è costato anni di studio e denaro. E quindi che poi senti come resa sulla cute quando lo applichi, perché non si parla mai di risultato effettivo sui nestetismi forti con un cosmetico, per carità, non si tolgono le rughe, non si tolgono le macchie, però una buona crema la senti, una texture più o meno adatta e performante, un prodotto attivo, un prodotto particolarmente enzimatico, un qualcosa che ti illumini particolarmente, un qualcosa che dopo già 5, 6, 9 giorni che lo utilizzi, cominci a vedere la pelle che migliora e cambia in senso ossigenativo. Cioè, prodotti di un certo tipo, io me ne accorgo già dopo 4-5 giorni della differenza se un prodotto è buono o meno buono, perché vedo la risposta della pelle. Da lì capisci se hai acqua fresca in mano o se c'è una componentistica all'interno che è stata studiata da dei professionisti che hanno avuto anche, diciamo, la possibilità di mettere all'interno di questo cosmetico magari principi attivi con un'estrazione particolarmente complicata che magari tante aziende non si possono permettere di inserire o con costi semplicemente o chimici, ma con costi semplicemente di laboratorio più alti, più elevati. Debra, ciao Isa, auguri, grazie anche a te Debra. Volevo inserire nel centro l'onda d'urto da affiancare al lipolaser come macchinario corpo. Che ne pensi? Io sono un po' titubante sul suo utilizzo. Tuo consiglio su trattamenti cellulite credi sia valida moltissimo, Debra. Io te la consiglio l'onda d'urto da affiancare, non da abbinare, attenzione, perché sarebbe un doppione al lipolaser.
Cioè, tu vorresti duplicare il lipo laser, quindi avere una seconda apparecchiatura che lavora il grasso. L'onda d'urto è un'ottima apparecchiatura, diversa dal lipo laser, più forte rispetto al lipo laser che è più lento, ha sempre bisogno della pressoterapia dopo, è un'apparecchiatura fantastica. Ce l'avrò anch'io, il mio centro pilota, quindi ti ho detto tutto. E io sono d'accordo, insomma, quindi con me io sono a favore assolutamente dell'onda d'urto. Grazie Nicole, tanti auguri anche a te. Grazie Annalisa. Simona, io volevo domandarti su un video, parli di percorso annuale. Volevo chiederti, dici di inserirci tutto, anche l'estetica di base? Non ho ben capito, grazie. Allora Simona, queste sono cose che faccio fatica a spiegare in live perché sono molto 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 complesse, ok? Quindi in una live così faccio fatica a farmi capire. Soprattutto perché i funnel, cioè questi percorsi, non sono uno, sono circa più di 10 che io formulo, che un centro estetico secondo me dovrebbe avere. L'estetica di base è assolutamente inserita nei miei funnel. Ma devono esserci dei funnel dove c'è solo l'estetica di base e devono esserci dei funnel dove c'è anche l'estetica di base assieme all'estetica avanzata. Però questi funnel dovrebbero essere proposti a tipologie di clienti differenti e questo è un po' il segreto. Per cui la cliente dormiente che non viene più da tanto tempo dovrebbe essere indirizzata verso un tipo di funnel, la cliente che fa solo l'estetica di base e che bisogna spostarla, bisognerebbe indirizzarla verso un altro, la cliente invece che fa solo estetica avanzata in un altro ancora, la cliente nuova che entra dalla porta, che non è mai venuta dentro, ha bisogno di un altro tipo di percorso ancora, per cui ecco perché ti dico che è difficile che io riesca a spiegarti in questa live tutte queste dinamiche. Però per quel che riguarda il percorso annuale, il mio concetto era questo, Simona. Se noi conosciamo la nostra cliente e sappiamo che avrà più esigenze durante l'anno, come ho detto, potrebbe avere l'esigenza nel periodo estivo, in particolar modo sull'estetica di base, potrebbe avere nel periodo primaverile e invernale, mi auguro per voi, quella sul corpo, e potrebbe avere nel periodo invece autunnale, post-estate, quella del viso e potrebbe avere poi anche durante l'inverno anche quella sull'epilazione permanente. Io sono dell'idea che studiare un percorso annuale che tenga conto di tutti questi bisogni, ma che però sia anche Ginger. Scusate un secondo che prendo la Coco, se no me la mangio la Ginger. Dicevo, inventarsi dei percorsi che tengano conto di tutte queste esigenze è una cosa molto importante. La cosa ancora più importante non è solo inventarseli, ma anche renderli acquistabili e quindi appetibili. Cioè non sparare, avere un sistema, più sistemi di pagamento, quindi facilitare l'acquisto di questi percorsi comunque economicamente importanti. E c'è un sistema per farlo. Il manuale, del kit della consulenza si proponeva anche di aiutarvi in questa cosa. Giada, se effettivamente apri un centro da sola e utilizzi la segreteria telefonica ed orari prestabiliti per prendere appuntamenti, cosa ne pensi? Che è un'ottima cosa, che non è facile però, perché le clienti non hanno sempre purtroppo le esigenze che hai tu, non hanno sempre le esigenze che hai tu e hanno delle tempistiche, degli impegni che possono trovare scomodo questo sistema, quindi ho paura che ti togli una fetta di mercato in questo modo, lo trovo rischioso, ecco. Isa, domande indiscrete, da quanto tempo fai questo lavoro? Eh sì, ti va? Quanti anni ha? Eh sì, ti va? Quanti anni hai? Allora, io lo faccio da 20 anni, Simo, questo lavoro e ho 37 anni. Sono un po' vecchietta, ebbene sì. Ho fatto le scuole medie,
E prima di iscrivermi al primo anno di scuola di estetica, ho lavorato in un centro estetico nel periodo estivo perché volevo capire se mi piaceva davvero questo lavoro. Quindi io ho iniziato la scuola subito dopo le medie e ho iniziato a lavorare subito, veramente subito, subito. Il primo centro estetico l'ho aperto che avevo 20 anni, prima di aprirlo ho lavorato in altri tre centri estetici, tra i quali uno tra i più famosi di Verona. Quindi ecco. Ciao Manu! Ciao Isa, perché stanno ride? Non lo so, mi sta prendendo in giro. Niente, c'è la Coco che ha il carattere di un Doberman, ragazze. Ciao Isa, hai qualche consiglio per quanto riguarda l'elettroporatore? Grazie Laura. Allora, consigli su nomi di marchi? Laura, non te ne faccio, lo sai che sulla live, non, e comunque fuori dalla live, nel senso non mi piace far nomi, però l'elettroporatore te lo consiglio, lo consiglio più che altro per il viso e per le zone del corpo piccole, come possono essere l'interno braccia, sopra la rotula del ginocchio, l'addome, le lombari della schiena, zone che possono, diciamo, avere la grandezza massimo di una 4, perché altrimenti il costo del cosmeceutico imporrebbe un costo di listino altissimo, altrimenti. Quindi ecco, non è il trattamento da fare total body corpo, perché non ha molto senso, costerebbe un patrimonio a livello di cabina. Scusate il carnevale qui dentro. Marina, Isa per il dimagrimento come macchinari, avendo l'elettroscultura, elettrolipolisi, radiofrequenza, cavitazione, ultrasuoni, elettroporatore, bagno di vapore, cosa metteresti e come trattamenti, cosa secondo te è indispensabile come cosmetico? Allora, allora l'elettroscultura, l'elettrolipolisi, secondo me è un'apparecchiatura un po' datata che hai. Io non amo l'elettrostimolatore. E l'elettrolipolisi trovo che ci sia qualcosa di più innovativo, perché non sono un amante dell'elettrostimolazione passiva. Per il resto sei completa, hai la radiofrequenza, la cavitazione, gli ultrasuoni, hai l'elettroporatore e il bagno di vapore, che è un'ottima cosa. E bisogna abbinarli, Marina. Io sono dell'idea di abbinare più apparecchiature, però non posso darti qui adesso un programma che vada bene per tutte le clienti, perché non esiste, sai come la penso se mi segui da un po'. Bisogna che le clienti sono diverse, per cui in base alle loro abitudini, in base al loro stile di vita, si decide il percorso, il minutaggio, il monitoraggio e si cambia poi il percorso in corso d'opera, man mano che abbiamo le foto di prima e dopo, per cui ogni cliente ha a sé. Quello che accomuna il concetto che vince su tutti è quello di rispettare l'anatomia del corpo, quindi lavorare arrivando alla causa degli estetismi. Questo fa molta differenza. Per cui lavorare in più step, non lavorare fine a se stessi, perché avremmo un risultato più lento. Poi come trattamenti, cosa secondo te è indispensabile come cosmetico? Beh, gli acidi non possono mancare, il cosmeceutico non può mancare, gli alginati e i calchi per me sono indispensabili. Ecco, penso di averteli detti, quelli cosmetici che non devono mancare. Ti ringrazio, ho più chiaro tutto e prenderò il manuale nella prossima ristampa. Va bene, Simona? Sei una gnocca, come si dice a Roma, grazie! Grazie, grazie, grazie. Ah, è perché mi hai chiesto l'età? Sei stata tu che mi hai chiesto l'età prima. No, la Simo. Grazie, mi fa piacere. Insomma, io ovviamente sono una narcisa, quindi i complimenti mi fanno piacere. Attenzione, grazie, grazie, Marina. Ecco, questo è quanto. Quindi, però, Marina, se hai problemi per queste cose, per questi aspetti, c'è il training 1, ti consiglio di venirlo a fare a Milano. Non so di dove sei tu, sei di Roma, perché mi scrive, si dice a Roma, quindi probabilmente sei romana. Da Roma sono 2 ore, neanche quasi, per venire a Milano. E poi appunto Cristiano dice c'è il training 1.
La Simo, seguendoti molto, so che consigli sempre di associare al trattamento di corpo qualcosa con il calore, a parte il bagno di vapore. Cosa si può utilizzare? La fisosauna. La fisosauna, le guardo ogni tanto, è un ottimo alleato, è un'ottima alternativa al bagno di vapore, anche perché il bagno di vapore fa le goccioline, quindi con le fangoterapie tende un po' a, diciamo, a far sciogliere un po' il fango, mentre la fisosauna ha un altro tipo di calore e va meglio. Grazie, quanti complimenti, grazie mille. Ok. I miei momenti, Alice, Yamba, Chloe, Jessie, Orecchino 66, ma che nomi strani. Ciao a tutte anche a Instagram. Io spero di non aver sentito nessuna domanda qua. Ok. Poi, sì, è vero, me lo sono messo come obiettivo per il 2019. Ti aspettiamo, Marina, dai che ci conosciamo. Cos'altro dirvi? A breve uscirà anche il libro, quello che abbiamo finito di scrivere, però avrete l'opportunità di leggerlo, chi vorrà. È la mia storia, la storia di una ragazza che ha aperto, magari in momenti, in un posto un pochino più difficile, vuole essere un aiuto e non vuole essere io ce l'ho fatta, io sono arrivata, io, ma vuole semplicemente essere un aiuto a chi si sente un pochino giù di morale e che ha bisogno di sapere che qualcun altro c'è già passato e che è normale passare certi problemi per poi capire certe soluzioni. Ecco, io l'augurio era quello attraverso questo libro di evitarvi gli errori che ho fatto io e scrivendoveli semplicemente perché ne ho fatti di errori, attenzione, e nel libro appunto li elenco gli sbagli, le cose che mi hanno permesso magari di migliorare col tempo. Quindi avrete modo magari di leggere quando uscirà anche quello. Antonella Fumanelli, per fare una tonificante muscolare, allora noi secondo me Antonella non ci dovremmo in estetica occupare del muscolo, perché non siamo delle personal trainer fondamentalmente, a meno che tu non ti faccia affiancare da un personal, che lo faccia venire all'interno del tuo istituto. Adesso ci sono questi servizi che onestamente non mi dispiacciono, queste tute, non so se le avete viste, no? Dove tu amplifichi attraverso proprio l'elettrostimolazione, amplifichi la fatica fisica che fai di un movimento, lo potenzi. Però sono sessioni magari di 20 minuti che la cliente può fare all'interno del centro estetico, però seguita da personale esperto che ha studiato in quel senso. Ecco, io sono per il concetto che ognuno debba fare il suo. Allora, il libro lo stiamo ultimando con le immagini e quindi a breve sarà fuori anche quello. Non vi so dare però una data, ragazze, per quello. Però vi prometto che metto il turbo. Allora, Laura, sarebbe ottimo per quanto riguarda l'invecchiamento. Me lo consigli di inserire nei miei protocolli viso? Che cosa? Non so a cosa ti riferisci. Vediamo se ho detto qualcosa di prima. Non so a cosa ti riferisci, Laura, scusami. Allora, entro fine gennaio, dice Cristiano. Isa, qualche consiglio per inizio 2019? Mi chiede la mia mano. Allora, in realtà, Manu, tu sai che io non sono per le cose last minute, ma sono per il lavoro programmato da prima. Però, un consiglio potrebbe essere quello dell'inizio di una metodica, di una disciplina, di un regolamento all'interno del centro che ti porti avanti tutto l'anno. Quindi studiare un qualcosa, Manu, o riprenderti in mano l'assistenza che avevi fatto con me e riniziare ad applicarla. Questo sarebbe un buon consiglio, perché non c'è una cosa che io ti dico adesso che tu la fai e accade la magia. Non può esserci
posso dirti magari di poter studiare qualcosa per le clienti che non vengono più, per esempio, se hai i numeri di cellulare, e quindi una promozione dedicata solo a loro. Questa potrebbe essere un'idea, però bisogna studiarla, bisogna che sia, deve essere assolutamente interessante, deve avere un motivo per fare in modo che la cliente da un'altra estetista torni da te, magari, no? Io sono per le novità, però è come per me una macchina perfetta il centro estetico, no? Tutto deve funzionare come una catena di montaggio e come degli ingranaggi di un orologio. Poi ogni tanto si inserisce qualcosa di nuovo, ma l'ingranaggio non smette mai di funzionare. Io la vedo così, insomma, quindi. Regole, Manu, ti rimetti giù e diventi tedesca come tu sei, soprattutto nelle pulizie, perché siete la Manuela Salomon, è l'estetista più pulita del mondo, al centro estetico dove ti puoi specchiare e mangiare per terra, e quindi tu hai tutte le capacità per far bene. E io per te ci sono sempre, lo sai. Collaborazioni con una nutrizionista. Sì, attenzione però che non diventi un dare solo dieta alle clienti, perché allora lì perde il senso del vostro lavoro. Cioè, la cliente viene da voi a volte perché di diete ne ha già fatte tante, per cui dovreste, secondo me, avere veramente il nutrizionista laddove la cliente necessiti di un aiuto, non a tutti per tutti, e soprattutto dovrebbe essere un'igiene alimentare quella che consiglia il nutrizionista, non una dieta dove dobbiamo far perdere peso, dove questo possa incidere negativamente sul fatto che la cliente possa chiedersi: ma allora io che devo ringraziare, il nutrizionista o te, se adesso ho perso peso, se adesso ho perso taglie? Quindi questa cosa non dovrebbe compromettere e mettervi in cattiva luce, dovrebbe essere un aiuto, ma io non sono dell'idea che l'estetista debba fare il nutrizionista e viceversa. Eccara Isa, Valentina Borgna, questi guanti elettrici che fanno massaggio sono così funzionali? Come agiscono? Guarda, sono microcorrenti, Valentina, in realtà, tu parli di quelli che hai visto da Carita. Sono microcorrenti, però io li trovo simpatici. All'interno di un trattamento viso hanno il loro perché. Possono potenziare l'azione di un massaggio, possono aiutare a rilassare, perché nel viso abbiamo la mimica facciale a volte che ha bisogno di essere rilassata, no? E i guanti li trovo ottimi anche per un bel linfodrenaggio. Fanno un bel drenaggio se usati bene. A me piacciono i guanti. Dove si trovano? Come si chiamano queste tute di cui parlavi? Guarda, i nomi non li so, sono delle tute dove all'interno c'è una sorta di. Sono collegati a un macchinario che dà degli impulsi elettrici per cui fa lavorare il muscolo. Ah, si riferiva all'elettroporatore. Ok, sì, te lo consiglio l'elettroporatore. Titti mi chiede: i prossimi training verranno fatti all'ACI Hotel? No, abbiamo cambiato hotel, Titti, e ti diremo il nome dell'hotel nuovo. Ok? Nuovo Hotel Milano, te l'ho scritto Cristiano sotto. Per far usare un istruttore fitness, giusto? Sì. Ma poi perdere peso va sempre bene? No, perché le donne tante volte imbruttiscono quando dimagriscono e la donna media non ha sempre bisogno di perdere peso, ha bisogno soprattutto di degli accumuli molto spesso in alcuni punti del corpo. Non deve perdere peso, chili, deve perdere taglie, deve rimodellare il corpo, per cui è anche sbagliato dar diete random così a caso. I miei protocolli corpo stanno avendo successo grazie ai tuoi training, cara Isa. Grazie, Titti. Se vuoi mandarmi in posta privata qualche risultato, ne sarei felice. Grazie di averlo detto pubblicamente. Sì, Carita, ma anche visto usare sul corpo. Sì, assolutamente. Infatti ti rinnovo anche il discorso dell'infodrenaggio, che sono molto utili. Grazie a te, Laura. Jessica, ti guardo domani, le piccole pesti mi reclamano per la nanna, vai pure. Ok, perfetto. Allora, ragazze, bene, abbiamo detto un bel po' di cose,
Vi aspetto per giovedì prossimo, per la prossima live. Guardate che stiamo programmando su chi è nel gruppo Enisa Community le prossime interviste e se avete voglia, e mi sembra che l'abbiate ampiamente dimostrato, e se riusciamo ad organizzare, non vi garantisco niente, però vi prometto che ci proviamo. Faremo un'intervista dove per la prima volta ci sarà mio padre a fare la live. E si affiancherà con una persona che, diciamo, se ne intende molto di finanziamenti, mutui e soprattutto parleremo dell'ente garante, che è quello che poi decide se darci i soldini oppure no per le nostre start-up, i nostri finanziamenti. Quindi vi spiegherà, perché è importante fare una presentazione aziendale di un certo tipo alla banca, cosa guarda la banca, cosa non guarda, insomma farà un po' di chiarimenti su questi aspetti e che ho visto vi interessano. Sul gruppo Isa Community vi diremo se faremo questa live oppure no. Elena Nina Pascal, lo so che a febbraio iniziamo l'assistenza. Elena, lo so, ho visto il tuo centro molto bello, ti faccio i complimenti, ho visto il video, ti ringrazio. E in settimana, già domani, penso prenderemo in mano la tua cartellina. Quindi inizieremo già a lavorare io e Daniela per il tuo manuale, il tuo, diciamo, i tuoi funnel. Sono contenta, sono molto contenta. Vedrai che sarà un percorso che faremo insieme, assolutamente per mano, non sarai mai da sola. Bene. Marina. Isa, io un po' di tempo fa sono andata a vedere questi elettrostimolatori fitness, ma poi ho rinunciato perché le clienti del centro estetico difficilmente vogliono faticare. Ecco, anche lì bisogna motivarle nel modo giusto, bisognerebbe inserirli già all'interno dei protocolli e quindi mettere già delle sessioni nel mese programmate. Lì fa parte un po', bisognerebbe. Perché io riuscissi ad aiutarti in questo, Marina, bisognerebbe fare il servizio di assistenza, così ti farei capire come portare la cliente ad accettare di buon grado questa cosa vedendo i lati positivi, insomma. Auguri, Lenia, auguri anche a te. Niente, hanno finito di azzannarsi. Allora, ragazze, io vi ringrazio della partecipazione di questa sera. Vi aspetto giovedì prossimo. Per chi non è riuscito ad avere il mio manuale, iscrivetevi, c'è scritto sotto qui per la prossima ristampa, è vero? Allora, noi abbiamo venduto tutte le 200 copie e è una cosa che non ci aspettavamo, però a breve partirà la nuova ristampa per le persone che non sono riuscite ad averlo. Quindi, se volete avere il mio manuale, registratevi nel link che abbiamo messo qui sotto, lasciate i vostri dati, sarete le prime a ricevere la comunicazione quando sarà ancora acquistabile il manuale, ok? Per la seconda ristampa, perché non sappiamo ancora quando la faremo, la seconda ristampa, perché la faremo a seconda delle richieste che avremo. Per cui, intanto, diciamo, compilate il modulo, che così vi garantite di ricevere la mail. Va bene, Marina, lasciami il tuo numero in posta privata e ti richiameremo. Ok, lo sto aspettando con ansia quando arriva. Allora, arriva verso fine gennaio, Manuela, Emanuele. Grazie a voi. Aveva detto che le spedizioni sarebbero partite dal 20 gennaio, infatti arriva, partiranno da metà gennaio, dal 20, diciamo, di gennaio, arriverà a fine gennaio. Bene, ragazze, lo aspettate tutte, mi raccomando, fatevi un selfie quando vi arriva e fatevi l'hashtag il mio manuale, così mi aiuterete a promuoverlo, è un favore che vi chiedo, e io vi posterò sul mio Instagram, ok? Grazie mille. Auguri anche a voi, grazie, grazie, buona serata, grazie per avermi seguito, vi aspetto giovedì prossimo. Ciao Valentina, ciao a tutte ragazze.